Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme questo facilissimo bracciale. Ottimo per riciclare delle vecchie perle e allo stesso tempo ottenere un bellissimo effetto. Se posso dare un semplicissimo consiglio, secondo me questo bracciale va indossato piuttosto aderente, perciò quando calcolate la misura del vostro polso lavorate un numero di catenelle perfette per abbracciare il vostro polso. Tenete conto che è lavorato con il cotone e che comunque tenderà a cedere. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 5 che lavorerò con un uncinetto numero 1,6. Poi ci servirà un bottoncino per la chiusura, io userò un bottoncino automatico trasparente, ma vanno benissimo anche dei bottoncini automatici classici, oppure insomma la chiusura che voi preferite. E poi utilizzerò delle perle di vario tipo. Vedete, userò dei cristalli, delle perle più grandi, perle più piccole, in modo da rendere un po' mosso il mio bracciale, e inserirò un totale di 72 perle. Praticamente lavoreremo 6 giri, vedete, abbiamo 6 giri in totale composti da 12 perle ogni giro, per cui abbiamo 12 perle per 6 file. Il numero di perle sarà a vostra discrezione, in quanto dipenderà dalla lunghezza del vostro bracciale e dalla distanza tra una perla e l'altra. Io ho lavorato 3 catenelle tra una perla e l'altra, voi potete accorciare le distanze tra una perla e l'altra lavorando meno catenelle, per cui lavorando una o due catenelle, oppure potete aumentare la distanza aumentando naturalmente le catenelle. Tagliamo il primo pezzetto di filo che si è rovinato durante il passaggio delle perline e adesso iniziamo con la lavorazione. Iniziamo lavorando
4 catenelle, 1, 2, 3, 4, avviciniamo la prima perlina e la chiudiamo in una catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, avviciniamo la seconda perlina e la chiudiamo in una catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, avviciniamo la terza perlina e la chiudiamo in una catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, avviciniamo la quarta perlina e la chiudiamo in una catenella. E ripetiamo 3 catenelle. Ho lavorato un totale di 12 perle, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Adesso lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo l'ultima catenella e lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4. Abbiamo 4 punti bassi e 4 punti bassi li avremo anche nella parte iniziale. Adesso lavoriamo di nuovo una fila con le perle, per cui avviciniamo la prima perlina e lavoriamo una catenella con la perlina. 3 catenelle, 1, 2, 3, avviciniamo la seconda perlina e lavoriamo una catenella. 3 catenelle, 1 perlina. Tre catenelle. Dopo aver lavorato le 12 perline intervallate da 3 catenelle, andiamo a ricongiungerci sulle prime 4 catenelle e andiamo a lavorare 4 punti bassi. Adesso lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro e di nuovo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. E di nuovo lavoriamo le 12 perline, per cui avviciniamo
la prima perlina e la chiudiamo in una catenella, 3 catenelle, una perlina, 3 catenelle, una perlina. Dopo aver lavorato la terza fila di 12 perline, andiamo ad unirci agli ultimi 4 punti bassi e lavoriamo 4 punti bassi. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 4 punti bassi. Poi avviciniamo la prima perlina e ripetiamo una fila di 12 perline. Per cui avviciniamo la prima perlina, la chiudiamo in una catenella, 3 catenelle, Dopo aver lavorato la quarta fila di 12 perline, andiamo a ricongiungerci ai 4 punti bassi e lavoriamo 4 punti bassi. Una catenella e giriamo il lavoro. E lavoriamo 4 punti bassi. Avviciniamo la prima perlina e ripetiamo un altro giro di 12 perle. Dopo aver lavorato la fila di 12 perline, andiamo a ricongiungerci ai 4 punti bassi. Una catenella e giriamo il lavoro. E ripetiamo ancora 4 punti bassi. Dopo aver lavorato l'ultima fila di 12 perle,
Andiamo a chiudere con gli ultimi 4 punti bassi. Ed ecco pronto il nostro facilissimo bracciale. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!